Sindaco Menna, il caso di Fosso Marino è balzato su Mi Manda Rai 3 e poi è stato anche oggetto di una lettera da parte delle sigle ambientaliste vastesi che chiedono: ci sono allacci abusivi per cui le acque sono inquinate? Allora, rispetto alla trasmissione di Mi Manda Rai 3, io non ho inteso rispondere né fare conferenze stampa perché la città, i cittadini, i turisti, chi conosce Vasto ha respinto quelle affermazioni e ciò che è stato mandato in onda senza problemi perché naturalmente la sente il ridicolo. Per quanto riguarda invece la lettera aperta, ho inteso indire una conferenza stampa. Durante il mio mandato, su impulso dell'amministrazione, abbiamo fatto varie indagini su Fosso Marino attraverso la SASI, sotto finanziamento addirittura della SASI. Tutto ciò che è stato trovato, la Capitaneria di Porto, che è l'ente competente, lo ha trasmesso alla Procura della Repubblica e sono nati dei procedimenti penali, credo, su alcuni condomini e oltre naturalmente ai provvedimenti adottati dalla Capitaneria. Quindi è una vicenda gestita dalla Procura e dal Tribunale. In questi ultimi anni non ci sono stati allacci abusivi, diciamo, ma il problema più che altro riguarda, almeno da quello che risulta dalle video ispezioni, il problema riguarda naturalmente che cosa? La vicenda delle acque sorgive soprattutto, ovvero di quelle acque che ad esempio io cito sempre Montevecchio perché è la collina sacra di Vasto impregnata di acqua che anche quando non piove, anche quando fa caldo, fa defluire queste canalizzazioni di cui i terreni sono pieni verso i canali di acqua e quindi anche fo verso Fosso Marino e quindi facendo entrare in funzione le pompe che non è vero che entrano in funzione solo quando piove, ma entrano in funzione regolarmente. Che cos'è Fosso Marino? Fosso Marino è un canale di acque bianche, non è un fiume, non è il fiume Nilo, non è il canale di Suez, è un semplice canale di acque bianche che esiste dalla notte dei tempi, da quando esiste l'uomo. Esiste in tutta Italia, in tutte le città. A Vasto è oggetto di una spettacolarizzazione, di una strumentalizzazione da parte di alcuni che io definisco ecotalebani, ecoterroristi. In altre città questo fenomeno dell'ecoterrorismo non esiste. Gen persone che mi hanno denunciato e hanno osteggiato qualsiasi attività, anche quando abbiamo restituito una piazza bellissima alla città andando a eliminare occupazioni permanenti, ci hanno fatto denuncia più non posso rispetto al concerto bellissimo del Giova Beach Party. Vedono uscire da Fosso Marino animali di ogni natura, anguille, eccetera, eccetera. Ma chi è di Vasto, chi è Vassarolo sa bene che un canale di acque piovane non cacci né anguille né cefali né razze né tantomeno miel, ma è come dice la Vinca, fatta dai tecnici e non dai visionari, è un canale che addirittura vede all'imboccatura una presenza di una pianta infestante che va ogni anno eliminata, che sono le cannizze. Non ci sono animali rari, se non che qualche cinghiale che ogni tanto abbiamo trovato in video ispezione su Fosso Marino. Che cosa serve per migliorare tutto? Ma indubbiamente noi abbiamo fatto una richiesta per un progetto che ha fatto un ingegnere idraulico per andare a ristrutturare tutto il canale, eventualmente cercando anche di deviarlo. Ma la deviazione significa che sempre a mare va, perché è la natura, perché è la legge, per tanti motivi. Ma che cos'è che serve veramente? Secondo me manco questo è il problema. Ciò che serve oggi a Vasto, ma all'Italia, è andare a costruire la rete delle acque piovane, cioè delle acque di prima pioggia. Altrimenti c'è il fenomeno del troppo pieno, l'acqua esce dai terreni, esce dalle fogne, allaga le città, come è successo d'altronde in Emilia-Romagna. Ciò che è successo anche in Emilia-Romagna. Naturalmente sono finanziamenti importanti, io spero che ci siano. Uno ce lo diede D'Alfonso, 1 milione di euro per Vasso Marina, ci ha risolto un grosso problema, perché non so se vi ricordate il fenomeno del 2012, da allora non è accaduto più il fenomeno dell'acqua del mare che si tingeva di nero, proprio perché grazie a quel finanziamento ci fu questo intervento dalla piazza dove stavano una volta i paninari fino allo stabilimento Fernando, l'inizio dell'area SIC, stabilimento il Trabocco. Servono i soldi per completare quest'opera. Naturalmente io ribadisco, da quando sono sindaco, l'ho fatto anche nella recente lettera dei 27 punti che ho posto all'attenzione della Regione e dello Stato, servono soldi per le fogne, per la raccolta delle acque piovane,
per l'efficientamento idrico, l'ultimo finanziamento da Alfonso 2 milioni e 100 di euro, cito lui perché il recente governo regionale non mi ha dato niente, mi auguro che il nuovo governo Marsilio ci dia qualcosa, ci ha consentito di intervenire nei quartieri andando a fare 30 distretti circa a Vasto, computerizzati, in modo che quando c'è la perdita di acqua potabile si va chirurgicamente sulla perdita, non si fanno le macro trincee, e siamo riusciti a efficientare i quartieri, tant'è che alcuni hanno dovuto mettere il riduttore di pressione nei rubinetti. Ma servono altri soldi perché la rete è del 49. Ora, grazie a Dio, ho saputo che hanno finanziato il PNRR, il potabilizzatore di Altino e un adduttore Fara San Martino Vasto. Ci aiuta indubbiamente, ma servono soprattutto le risorse appunto per queste vicende. Ciò che dispiace invece non è tanto una trasmissione che lascia il tempo che trova, perché la bellezza di Vasto, il fatto che siamo ogni anno bandiera blu, verde e gialla, il fatto che siamo ente capofila della Costa dei Trabocchi, il fatto che siamo conosciuti in tutto il mondo, respinge qualsiasi trasmissione di quel tipo. Ma soprattutto inviterei questa trasmissione a invitarmi a me a parlare o a intervistarmi invece di mandare pochi secondi di una telefonata che mi hanno fatto mentre lavoravo, mentre vanno a intervistare altre situazioni, altri cittadini. Ciò che dispiace è questo veleno, questo fango che continuamente viene gettato sulla città per questioni non veritiere, inutili, come la situazione del carcere di Vasto. Il carcere di Vasto ha un sistema di vasca IMOF perché la legge dice le fogne o le smaltisci con la fogna, le acque reflue, le acque nere, o le smaltisci con la fogna, o le smaltisci con la vasca IMOF, o le smaltisci con la fitodepurazione. Essendo zona periferica, la legge ti dice, come dice per le case in campagna, vasca IMOF e fitodepurazione. Quindi il carcere è in regola, non ha problemi. Che cos'è che il sindaco di Vasto ha chiesto e ha generato un'interrogazione? Ha chiesto il sistema di fogne anche lì, perché il sistema di vasca IMOF è costoso per il carcere, per i privati, ci potrebbero essere micro dispersioni, eccetera, eccetera. Quindi ho chiesto la fogna anche su quel, siccome lo chiedo dappertutto, perché garantisce di più, non comporta costi. Chiunque vorrebbe la fogna, tutti quelli che abitano in campagna vogliono la fogna, giustamente. Io da quando sono sindaco mi sono battuto e mi batto per le fogne, per liberare Fosso Marino dalle occupazioni abusive, per liberare Canale dalle occupazioni, per le acque piovane, per tutto quello che, insomma, che è bello per questa città. Vorrei che questi soggetti, soprattutto chi fa parte di una corrente oramai a basso affermata di pinologi, ecotalebani, ecoterroristi, ci aiuti, ci facciano pure proposte. Cioè, che cosa proponete per Fosso Marino? Al di là delle critiche e del fatto che fate venire le trasmissioni, che diciamo riempite gli spazi del vostro tempo andando su Facebook e sulla televisione nazionale buttando fango sulla città, cosa proponete? Fatecelo sapere, ben venga, può essere accettato. Intanto vi invito da subito a maggio-giugno a pulire insieme a noi manualmente la spiaggia di Punta Penna, perché i mezzi meccanici possono entrare solo a luglio da legge nazionale. Quindi accatasteremo tutto il legname e ciò che il mare butta fuori su un anno. Almeno riusciamo a dare un contributo fattivo, al di là delle solite polemiche su come si poda una pianta, se alla villetta a due pini abbiamo fatto bene o male ad abbattere dei pini che, se fossero caduti durante gli eventi del novembre, avrebbero rotto le macchine di tutti i carabinieri di tutto il quartiere, eccetera, eccetera. Cioè, sono polemiche. Ho ricevuto denunce su tutto, pure sulle tartarughe che alcuni cittadini hanno messo in maniera, diciamo, fuori da ogni considerazione, dentro al laghetto della villa comunale, che sono diventate ad oggi tartarughe protette dal 2014, che non le posso toccare, che dipingono l'acqua di verde a causa dei liquami che producono, eccetera, eccetera. Ma è possibile andare avanti in una città in questo modo? Ma siamo andati a potare, a capitozzare gli oleandri, che si sa ricrescono dopo 3 mesi più grandi di prima, proprio per evitare i problemi di cinghiali, per garantire pulizie, pure su quelli ci hanno fatto la denuncia, eccetera, eccetera. Sono ecotalebani che fanno il male della città, ma soprattutto fanno il male dell'ambiente e dei veri ambientalisti, che indubbiamente ci sono. Anch'io sono ambientalista come tutti. Io voglio il bene della città, vorrei che l'anidride carbonica fosse di meno, ci fosse più risparmio energetico, e c'è chi non lo vorrebbe queste cose, ma il resto è fare veramente il male della città e dell'ambiente. Sindaco, ma quindi non è tombato Fosso Marino? Ma bisogna, cioè, capire che significa tombare. Per me, tombare, mettere una persona dentro una tomba, significa che mettere dentro una tomba, chiudi l'ovulo e non È esce più. cementificato, c'è cioè del Fosso cemento. Marino, come tutti i canali di acque piovane che esistono in Italia, ha uno scatolare.
cioè uno scatolare, un tubolare di 3 metri di altezza e 5 di larghezza, che risale fino alla parte alta della città. Perfetto. Tombare per me significa che non esce più l'acqua, ma se uno va a Fosso Marino l'acqua esce regolarmente perché viene fatta defluire dallo scatolare. Questo significa per me tombare, cioè tombare non dovrebbe più uscire acqua, ma non è così, è un uso improprio, diciamo, E di questo sui termine. divieti di balneazione che... Certo. Allora, i divieti di balneazione, va da sé che i divieti di balneazione spesso vengono fatti a Vasto, ma come in tutta Italia, se uno va su Google e mette Rimini, Pescara, San Salvo, eccetera, eccetera, vede quanti divieti di balneazione vengono fatti. Nelle altre città sicuramente di più di Vasto. Che succede? Che i canali di acqua, di acque bianche, bagnante, il caso di Fosso Marino, il caso delle aree SIC di Vasto Marina all'altezza degli hotel, quando uno passeggia sulla pista ciclabile ce ne sono diversi, eccetera, eccetera. Succede che questi canali, come dicevo, raccolgono anche le acque sorgive dei terreni, cioè tutto sotto a Palazzo d'Avalos ci sono delle peschiere e sono famose quei terreni perché sono impregnati di acqua. Montevecchio è famoso perché è impregnato di acqua, eccetera, eccetera. Tant'è che ci sono gli agrumeti, i limoni, eccetera, eccetera. Che succede? Che queste acque sorgive vanno poi a penetrare anche nei canali di acque piovane, dalla bagnante addirittura si canalizzano anche le acque della strada, eccetera. Portano con sé detriti del terreno, detriti organici, quello che si trova. Naturalmente questo che succede? Che noi facciamo un controllo costante. Un controllo costante che ci porta nel momento in cui la percentuale di batteri è più alta di quello effettivamente previsto da legge, a fare un divieto di balneazione rispetto al canale, non rispetto al mare di Vasto, che è bandiera verde, bandiera blu, bandiera gialla, eccetera, eccetera. Anzi, da quando sono sindaco ho acquisito un'altra bandiera blu, eccetera, eccetera. Ma perché è una previsione di legge? Dopo 2 o 3 giorni, questo succede di solito in corrispondenza delle piogge che portano le acque, i detriti, eccetera, eccetera. Dopo 2 o 3 giorni, naturalmente il sistema batterico si riequilibra e quindi si va a revocare l'ordinanza. In tutta Italia non succede niente, a Vasto c'è una strumentalizzazione, una spettacolarizzazione di questo fenomeno. Un po' perché ci sono alcuni soggetti, io li definisco perdigiorno, cioè che riempiono il loro ego su Facebook, il loro stato psicologico nel fare queste spettacolarizzazioni, andando in televisione, facendo denunce, eccetera, eccetera. Un po' perché c'è un fenomeno proprio di ecotalebani, cioè ma non si rendono conto che fanno il male della città, perché a Rimini c'è lo stesso problema, nelle città costiere c'è lo stesso San Benedetto, eccetera, eccetera, Alba Adriatica, Giulianova, in Puglia, non ne parliamo, eccetera, eccetera. Ma Vasto è una città che non è a caso è bandiera verde consigliata dai pediatri perché ha le acque pulite, ma è normale che all'altezza di un canale di sfogo di acque piovane non ci si deve fare il bagno. Chi è che ci va a fare il bagno? È normale che al torrente Buonanotte non ci si va a fare il bagno. È normale che quando vai a Casalbordino, che ha una costa meravigliosa come Vasto, non ti devi andare a fare il bagno vicino alla Madonnina del Sorriso, che c'è un canale di acque bianche, così come vicino ai canali di acque bianche di San Salvo o di Pescara, eccetera, eccetera. Questo è il discorso. Ma la vera problematica, ripeto, non è il fatto del canale in sé per sé che esisterà finché esiste l'uomo, è la raccolta delle acque piovane. L'Emilia-Romagna si è affossata per questo motivo. Ha dei danni al sistema produttivo, turistico, economico, sociale, pazzesco. E quello che è successo lì, io lo dico da anni, sembro quasi un mantra nel ripetere sempre, può succedere ovunque, per cui sono anni che io chiedo i soldi per efficientare il sistema delle acque. Quando piove a Vasto, a Liceo San Francesco, saltano i tombini, perché non esiste il sistema delle acque piovane. Si allagano i garage dell'Incoronato, si allagano alcuni quartieri, tra cui anche la casa dove abitava mia nonna, la cantina, eccetera, proprio perché non esiste il sistema delle acque piovane. Si allagano alcuni garage in quartieri importanti della città, ma non è Vasto, è tutta l'Italia. Quindi si migliora il sistema di canali di acque piovane, di Fosso Marino, della bagnante, ma si migliora il sistema di vita della città nel momento in cui si investe sulle acque piovane, sulle fogne e sull'efficientamento idrico. E mi auguro che la nuova PNRR non sia
le scuole abbiamo fatto sia questo fronte, che è il più importante di tutti in questa fase.